Benvenuti in UpGrape, il primo programma di training online che si occupa di uova da tavola. Oggi parliamo di innesto in campo. Siamo in un campo di barbatelle appena innestate con l'innesto in campo. Come potete vedere, la tipologia di innesto è l'innesto a spacco. La mazza che è stata innestata è stata ottenuta facendo due tagli laterali lisci. Questo per esporre il cambio che deve essere fatto poi coincidere con il cambio della barbatella. La barbatella è stata capitozzata ed è stato fatto un taglio diametrale. Quindi l'accorgimento è quello di far coincidere i due cambi. Successivamente è stato messo un nastro isolante ed isolato il tutto con un getto con l'applicazione di catrame. Successivamente è molto probabile che venga fatta una seconda applicazione di catrame su qualche parte che è rimasta scoperta. Subito dopo verrà creata una montagnetta, una piccola montagnetta che copre la pianta fino almeno al primo occhio. Come notate, è un campo di barbatelle che è stato trapiantato con l'escavatorino, quindi qualche barbatella che è uscita fuori dall'allineamento è stata poi attaccata, come vedete qui, da un laccetto per accompagnarla vicino al palo di sostegno. Quali sono stati i lavori preparatori? Non è stata fatta una lavorazione a pieno campo perché nell'interfila notate dell'erba. Sono state leggermente sconcate le piante per agevolare il lavoro degli innestatori. Quindi all'inizio c'erano degli operai che hanno capitozzato la barbatella, successivamente gli innestatori che hanno eseguito l'innesto e subito dopo altri operai che hanno spennellato del catrame lungo la pianta. Seguiremo la crescita, quindi il livello anche di attecchimento ed efficacia di questa tipologia di innesto e valuteremo probabilmente altre tipologie di innesto e anche l'incidenza dei costi. Continuate a seguirmi su Facebook, Instagram e YouTube.